l'intelligenza emotiva, l'intelligenza sociale, l'intelligenza di relazione. No, questo è il tema che ha lanciato Roberto. La parlare è venuto un traballone. Il brandone, c'è il senso della vita, dove andiamo, chi siamo. Agganciandoci a una citazione di Carl Rogers, che ha titolato una delle sue opere più significative, La persona a persona, il problema di essere umani, laddove riconosce che essere umani è un problema. Rogers ne dice che di fatto il problema dell'essere umani è che le persone non vengono riconosciute come tali, non vengono ascoltate come tali, non vengono accettate come tali, sono anche portatrici quindi di un malessere che impedisce intanto la possibilità di interagire senza maschere, ma che soprattutto richiede la possibilità di entrare in empatia con gli altri. Che cosa intendiamo per essere riconosciuti? No, ho avuto la sensazione di essere in qualche modo riconosciuto, ma come personaggio, non so se rientra un po' nel discorso della marca in qualche modo, nel senso che si rientra, cioè ti viene appiccicato addosso un personaggio e tu ti comporti e sei riconosciuto come tale. Sulla maschera e sulla persona. La maschera che poi, giusto appunto, in latino era persona, deriva da prosopon. Che il volto, questo termine per indicare il volto, praticamente a partire da Omero, andare fino a Flavio Giuseppe, e poi diventa la persona latina, la persona che persona significa proprio maschera, e ha una funzione fondamentale, quella di risuonare. La persona suona e risuona, e io ascolto l'altro quando l'altro mi risuona, quando io sento l'altro, quando io lo sento profondamente, quando io non lo giudico, quindi metto il giudizio tra parentesi, allora posso ascoltarlo. Quando io sono congruente con me stesso, ciò porto nella relazione ciò che veramente sono. Questo sentire, chiamiamolo, tanto per dargli un nome, chiamiamolo empatia.